tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono pronta perché via. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono tornata prontissima per raccontarvi le novità della mia vita e dirvi anche perché mancherò ancora, lo so, non mi odiate, ma è una buona ragione. E farvi vedere insomma la mia routine di skincare e make-up. Non mi andrò a truccare in modo esagerato, anche perché vi faccio proprio vedere la mia routine giornaliera. E un accessorio, tra l'altro, molto molto figo che sto utilizzando da un sacco di tempo e che mi ha aiutato tantissimo per la pelle. Vi avete visto, anche la pelle è migliorata, a parte lo stress dopo tutto quello che è successo, vorrei ben vedere, però sta migliorando tantissimo. Sento proprio la grana della pelle molto molto più levigata, cioè proprio la pelle è liscissima, se non fosse per queste macchiettine e alcuni brufoletti che spuntano per lo stress, e anche perché mangio parecchio male. Ma inizierei subitissimo e poi durante il video vi racconto che cosa mi sta succedendo, che cosa andrò a fare e che cosa ho fatto, quindi vi aggiorno. L'accessorio in questione è il nuovo Foreo Luna 3, che è questo bellissimo ovettino, diciamo, in silicone proprio, che mi hanno mandato qualche settimana fa. Ho utilizzato in passato dei dispositivi per la pulizia del viso, ma non mi ero trovata mai tanto bene perché era troppo opaco utilizzarli, dovevi cambiare le testine, dovevi, cioè insomma, c'è da stare dietro a queste cose. E poi era proprio il gesto, no? Il gesto di prendere l'accessorio e utilizzarlo, che ok, all'inizio sei tutta gasata, lo fai, poi dopo inizia a scemare la cosa e non lo fai più. Con questo io lo tengo sempre di fianco sul lavandino, di fianco allo spazzolino da denti, e lo utilizzo in un minuto. Ho fatto la mia skincare, cioè vi giuro, è una bomba. Al di là della collaborazione, al di là di tutto, lo sto veramente amando tantissimo. L'ho portato anche in vacanza, tant'è che se impianto mi guardavano mentre facevo la skincare e mi dicevano: Gloria, ma la voglia? E io: ma è super comodo! È fatto in questo modo, ha questi dentini in silicone in questa parte frontale, che sono non tanto lunghi, ma veramente molto morbidi. Questo qua color rosa, poi c'è anche di altri colori, che sta a significare proprio la morbidezza dei dentini in silicone. Quindi c'è per pelli delicate, per pelli normali, l'altro non ricordo quale, per non fare gaffe. Vi lascio tutto quanto nell'info box, quindi nel caso siete interessati ad andare a vedere le varie tipologie di Foreo, potete cliccare qua sotto. Nel retro, quindi oltre ad avere una parte per la pulizia del vostro viso che potete fare mattina e sera, infatti faccio mattina e sera, e adesso essendo mattina vado a fare la skincare giornaliera, potete girarlo dall'altra parte e utilizzare, grazie all'applicazione che scaricherete dal telefono, quattro tipologie di massaggi diversi per il vostro viso. Grazie a questi rilievi sul retro potete aiutare ad andare a stendere il vostro siero e il contorno occhi, grazie all'applicazione che vi dice come massaggiare il viso con questa parte qua. Potete anche non utilizzare l'applicazione per la detersione, basta premere due volte il Foreo Luna 3 e iniziare la vostra detersione. Quindi inizio proprio da lui, vado a sciacquarmi il viso. Potete utilizzare il detergente che più vi piace, io ho utilizzato per un po' di tempo questo qua di Foreo proprio. Adesso sto utilizzando il Derma Clear di Dr. Jart, che è fantastico perché va proprio a creare una mousse che vi lascia la pelle super pulita. È come quando utilizzate le classiche saponette, che poi vi lasciano la pelle che fa attrito col dito, non so come spiegarvi. Quindi vado a mettere una nocciolina di prodotto sul Foreo Luna 3, come vedete tutti i dentini, qua c'è la parte un po' più rigida che vi aiuta a pulire queste parti qua. Clicco due di voi con movimenti circolari, andate a detergere il vostro viso. Questa è la skincare che faccio mattina e sera, io faccio doppia detersione, quindi faccio la detersione per togliere tutto il make-up con un prodotto oleoso che va a sciogliere tutto il make-up, e poi questo che mi va proprio a detergere ancora di più. Io ringrazio Velia e Federica che mi hanno portato sulla buona strada della skincare, perché mi ero un po' lasciata andare e loro mi hanno proprio obbligato ad utilizzare i prodotti, mille prodotti che avevo, e quindi li sto utilizzando anche grazie al Foreo Luna 3. Grazie a questi dentini in silicone, che non li sentite per niente, cioè veramente molto comodo, va proprio a detergere, a pulire, senza andare a incastrarsi proprio tra i dentini. Cioè voi lo sciacquate sotto l'acqua perché è proprio impermeabile, quindi potete utilizzarlo anche sotto la doccia, e lui non tratterrà niente, quindi non avete neanche il problema delle eventuali spazzolini che trattengono un po' la sporcizia e dovete cambiare dopo tot
Questo, essendo il silicone, è veramente super igienico. Poi, se avete problemi anche di acne come la sottoscritta, che non dovete, cioè dovreste non mandarvi in giro la sporcizia, questo è veramente molto comodo. Quindi, poi cosa fate? Andate a sciacquare il viso normalmente, sciacquate anche il foreo sotto l'acqua. Dopo aver applicato il tonico, siamo pronti per utilizzare il siero. Io utilizzo il siero di Sephora. Questo qua è l'Ultra Glow Serum con la vitamina C e mi sta piacendo tantissimo, infatti, come vedete. Ne sto utilizzando parecchio, l'ho portato anche questo in vacanza. E lo vado a stendere su tutto il viso e mi aiuto a massaggiarlo con uno dei quattro massaggi che troverete nell'app, come vi dicevo prima, di Foreo. Allora, abbiamo 2 minuti di massaggio di Eyes on the Prize, che è appunto un massaggio che rafforza gli occhi e le sopracciglia. Oppure abbiamo 2 minuti di Nothing But Neck, che è proprio un massaggio per rinforzare il collo e rivitalizzare la pelle. Poi abbiamo il Contour Crazy, 4 minuti, che scolpisce il viso modellante. Poi abbiamo Magic Mouth, che sono 2 minuti sempre di massaggio, che definisce il collo e la linea della mascella. Direi di fare il Contour Crazy con il mio siero, quindi vado a stendere il siero sul viso. Il trattamento inizierà tra 3, 2, 1. E voi cosa dovrete fare? Seguirla alla perfezione. Oh mio Dio, quanto è bello! Ragazzi, non ne avete idea. È super rilassante. Cercherò di mettervela qua in modo che la vedo anch'io. Wow! È bellissimo. Cioè, è veramente semplice. Voi seguite la tipa, vi mettete lì, vi rilassate e lui vi aiuta a stendere tutto quanto. Scusate se si è interrotto l'audio, ma avendo registrato con lo stesso telefono con cui ho fatto il massaggio con il Foreo, si è un po' rimbambito l'audio, ma spero mi abbiate sentito. Comunque, dopo aver fatto questa applicazione del siero, vado a stendere il contorno occhi e utilizzo questo qua di Sephora, che è quella idratante e defaticante, sempre contorno occhi. È veramente corposa, quindi ne stendo poca. Solitamente questa la utilizzo la sera, perché faccio proprio gli impacchi di crema. Volevo utilizzarne un'altra di crema contorno occhi, no? Nel caso abbiate una crema per dark circles, quindi per il contorno degli occhi scuro e secco, da consigliarmi, che avete provato, che vi piace tanto e che vi ha cambiato la situazione, scrivetemelo nei commenti per favore, consigliatemi perché voglio trovare la crema contorno occhi della vita. Ah, tra l'altro non mi piacciono le creme, quelle che fanno proprio la patina. Che quando le stendete sono bellissime, una volta asciutte, se andate a stendere sopra il make-up, o il giorno dopo vi svegliate, vi trovate tutte le pellicine della crema e mi dà un fastidio. E un sacco di creme sono così, non capisco perché, cos'è quella cosa tipo Vinavil che fa sì che diventino tutti. Quindi questa è molto bella perché rimane proprio crema corposa ed idrata tutta la notte o tutto il giorno. Come crema giornaliera prima del make-up vado ad utilizzare questa, che anche se c'è scritto mask, in realtà è una crema perché funge da maschera tutto il giorno addosso al vostro viso, cioè sopra il vostro viso, ed è la Allies of Skin. E mi piace tantissimo perché mi ricorda il primer di Urban Decay, super corposo, tra l'altro aveva più o meno lo stesso colore. E quando lo stendete vi lascia lo stesso effetto, spesso, burroso, però non va a ingrassare la pelle, cioè si sente proprio che va ad idratarla in profondità. Io vorrei veramente un premio per la voglia, perché sto facendo skincare in questo modo tutti i santi giorni. E io non ero così, quindi brava Gloria. Adesso siamo pronti per truccarci, quindi vi racconto anche i fatti miei, vi racconto come sta andando la My Life. Come sempre parto dalle sopracciglia, utilizzo il mio solito pot di Mesauda, che non leggo più il nome, però è di questa colorazione qua. Sono tornata da una settimana oramai, ho festeggiato anche il mio compleanno e sta arrivando il momento che tanto temevo. Mi hanno chiamato dall'ospedale, dovrò fare il pre-ricovero tra poco e poi mi ricovereranno per togliere le tonsille. Ho un'ansia pazzesca, saranno giorni dolorosi di assoluto riposo a casa, quindi sicuramente mi vedrete molto assente con storie mute o un sacco di film. La cosa che mi spaventa dell'intervento alle tonsille che farò è il cambio voce. Un sacco di gente mi ha detto che cambierà tantissimo la voce e io ho il terrore di renderla più grossa, cioè io vorrei avere una voce un po' più così, però allo stesso tempo ho paura di risultare noiosa a parlare in questo modo e sembrerei una menosa di merda. Oppure se nel caso mi diventasse più così, cioè no raga, ciaone. Ho
paurissima del cambio voce, mi sono troppo abituata alla mia. Anche se la cambio molto spesso in base al discorso che sto facendo. Cioè, se io devo parlare, ok, mi viene questa voce. Parlare in modo cattivo con qualcuno, mi viene questa voce. Se invece devo essere un po' più carina, mi viene questa vocina qui. E ci gioco tanto io sulla voce. Se dovessero cambiare le mie corde vocali, io potrei non ritrovare più me stessa. Come correttore sono tornata ad utilizzare l'Overachiever di Huda Beauty, il numero 10N, perché mi sono un po' abbronzata. Cioè, più che altro ho fatto uscire le lentiggini. Questa vacanza è andata super bene, mi sono divertita tantissimo. È stata la prima vacanza che io e Anto e Cindy abbiamo fatto insieme. E l'ho presa veramente molto molto alla leggera. Di solito mi fascio tanto alla testa quando vado a fare delle ferie con qualcuno. Mi sono svagata tantissimo, anche se ho pensato tanto, parecchio. Cioè, è stata una di quelle vacanze che mi sembrava di essere in un film, no? Noi tre sulla spiaggia di notte a sentire la musica, io che mi facevo i miei film, i miei castelli in testa. Non lo so, è stata veramente bella. Me la terrà nel cuore. E mi sono divertita tantissimo con loro due. Sapete quando vedete le scene di amici nei film che fanno i cazzoni, si divertono, si svagano con la musica? Cioè, voi li vedete e dite: oh mio Dio, che bella spensieratezza, la vorrei avere anch'io, vorrei avere anch'io degli amici così, vorrei fare anch'io delle cazzate così. E vi giuro, io mi sono auto-invidiata, cioè ho avuto un'invidia per quel momento, perché me lo stavo proprio godendo, capito? E dove viene organizzato tutto all'ultimo. È stato veramente bello. Infatti c'è stata anche una... c'è stato un imprevisto in realtà, perché dovevamo stare a casa di una persona e il problema è che, cioè, io ho invitato a casa mia. Casa mia si può definire un hotel, ok? Io nella mia vita, da quando abito da sola, poi ancora di più, con Andrea già lo facevamo, ho sempre invitato un sacco di persone a casa mia, le ho anche fatte stare per più giorni perché avevo piacere a passare i giorni con loro, anche perché a volte avevano problemi, non mi andava di farli prendere l'hotel, no? E quindi io so cosa vuol dire fare la padrona di casa per un eventuale ospite, no? Quindi allo stesso tempo ci sono cose che ti danno fastidio di un ospite, ma dal momento in cui lo hai invitato te ne stai zitta e sopporti, perché altrimenti, cioè, va bene il rispetto, va bene farsi rispettare, dire: guarda, questo preferirei che lo facessi così, magari dammi una mano a fare questo, cioè sei in casa mia, mi vieni incontro, però allo stesso tempo non puoi pretendere che l'ospite sia il tuo schiavo, perché altrimenti io me ne vado in hotel. Io da ospite dico: ok, ciao, me ne vado in hotel, se hai piacere ad avermi a casa tua, allora vengo, però non mi devi stare addosso. Cioè, io sono educato, sono rispettoso, faccio quello che vuoi per casa tua, però allo stesso tempo non puoi pretendere che io stia con te 24 ore su 24 dal momento in cui sapevi che sarebbero venute altre persone, dato che ci eravamo già organizzati così, non puoi pretendere che stiano tutte alle tue regole, ok? Cioè, facciamo questo perché lo decido io. No, altrimenti ci prendevamo un hotel, e alla fine così è stato, ci siamo presi una casa, ce ne siamo andati, perché non volevamo avere problemi con questa persona, anche se poi in realtà questa persona di problemi ne ha avuti tanti con noi, e mi spiace un sacco perché c'è una cosa che io apprezzo fare quando ci sono delle incomprensioni, si chiama dialogo. Tante persone invece non sono propense al dialogo, anzi insultano e chiudono i portoni, oppure partono con la presunzione di avere ragione a prescindere, senza stare a sentire l'altra campana. Io sono sempre stata quella che sente sì la tua opinione e magari cambia anche idea, proprio perché mi metto nei panni degli altri e dico: aspetta, mi sa che sono cogliona io. Io quelle persone che non stanno neanche a discutere e soprattutto che non si preoccupano anche delle altre due invitate, dato che comunque io ho speso dei soldi per venire lì, invece ho dovuto spendere il mondo per poter andare in una casa con Anto e Cindy. Però vabbè, dettagli. Sono cose che capitano, quegli imprevisti che dici: massima chi se ne frega, pur di non litigare. Però dà un fastidio perché alla fine non erano preventivati. Cioè, una vacanza costa già di per sé. A saperlo ce ne andavamo da un'altra parte. Cioè, a saperlo andavamo veramente a Ibiza, per dire, visto che vanno tutti a Ibiza. Vado a stendere il fondotinta e utilizzo quello di NARS, che sta finendo. A parte gli imprevisti di questa vacanza, ci siamo veramente divertiti tantissimo. E mi ci voleva per svagarmi, per non pensare all'intervento, per non pensare agli affari miei. E niente, adesso sono tornati di nuovo tutti i problemi, perché essendo a casa
da sola, penso, 24 ore su 24 a quello che sarà. Allora, voglio provare ad utilizzare questa qua di Marc Jacobs, che non so se è flashback, ma non mi importa perché tanto non devo uscire, non devo fare foto, non devo fare niente di niente. Lo vado ad utilizzare sotto gli occhi, tanto abbiamo steso la crema contorno occhi, quindi ho la zona bella idratata. Oh mio Dio, strano ma vero, Gloria sta andando a fare per prima il contouring senza aver fatto gli occhi. Cosa sta succedendo? Utilizzo la palette di Mulac. Vi giuro, ho una voglia di andare a farmi lì, a farmi una lampada, stavo dicendo, e a prendermi il sole. No, a farmi una lampada, però non posso. Blush invece utilizzo questi due qui. Ho iniziato Casa di Carta sotto vostro consiglio, consiglio di Cindy, che da mesi mi rompeva le balle. Finalmente, molto molto bello, mi è piaciuto un sacco. Sono arrivata alla terza stagione e raga, non mi piace, sto rimanendo parecchio delusa. Cioè non... vedo come se stessero ostentando il fatto che loro la rapina ne hanno già fatta una e quindi sono super fighi. Ci sono delle cose che non sono stati attenti e che mi hanno dato parecchio fastidio. Mi sta piacendo, non mi sta coinvolgendo, ecco. Lo guardo ma è come se mi annoiasse, allo stesso tempo penso agli affari miei, non va bene, perché se inizio a pensare agli affari miei durante una serie TV o un film vuol dire che non mi ha preso. E continuerò a vederlo per vedere appunto se ce la faranno, se bla bla bla, non spoileratevi per favore, anche se adoro gli spoiler, ma in questo momento non li voglio sapere perché, cioè non lo guarderei più, capito? Già mi sta annoiando, se poi so già come va a finire non lo guardo. Se vi state chiedendo quale illuminante io stia utilizzando, è questo qua di Wet n Wild, il I'm So Lit, veramente bellissimo. Vado a stendere anche un po' di illuminante qua sulla palpebra. Sapete che non vedo proprio l'ora dell'autunno? Cioè lo sto sognando di notte. Sto mettendo anche canzoni che mi ricordano che io ho legato all'autunno, perché le ascolto sempre in quel periodo. Tipo Rest for the Wicked di Like Lee, mi pare si chiami così. Vabbè, bellissima, per me quella lì è proprio autunno, perché l'avevano fatta. C'era quella canzone mentre guardavo Pretty Little Liars 3 anni fa ed era ottobre, quindi avevo legato quella canzone a quel momento e da allora ogni volta che la sento mi ricordo che era ottobre, fine settembre, quindi non vedo l'ora dell'autunno. Voglio sapere anche il vostro mese preferito, il mio appunto ottobre. Novembre lo odio, sia perché è il mese in cui se n'è andato il mio papà e sia perché novembre è il mese che secondo me non vuol dire niente. È un po' tipo gennaio, ok? O febbraio, o marzo, cioè quei mesi tipo insulsi che se li dici, beh, cosa sta accadendo? Cosa vuol dire? Sono quei mesi limbo, ok? Vabbè. Ora vado a prendere la matita Shiva di Mulac che vi straconsiglio se volete una matita waterproof, water resistant, smudge proof e soprattutto super nera. Con questa riuscite a fare un eyeliner preciso se fate la punta perfetta o un eyeliner super quasi smoky, ok? Se stendete la matita subito la andate a sfumare, quella cosa che farò io adesso. Una riga così. Poi con un pennello a penna, tra l'altro anche questo è sempre di Mulac, il pencil brush, no, pen brush, vado a sfumare la parte esterna portando proprio come un eyeliner la righettina verso la parte della piega, quindi così. Ah, tra l'altro non vi ho detto una cosa, devo raccontarvi bene questa cosa, ok, devo raccontarvela proprio benissimo. Eravamo in vacanza, stavamo sentendo delle canzoni nella mia playlist di Spotify. C'è una canzone che io avevo inserito perché un anno fa avevo visto questo gioco che sarebbe dovuto uscire di a poco, che mi aveva impressionata tantissimo. Il gioco si chiamava Beat Saber, ok? Ho detto wow, che figo, no? Ho iniziato a condividerle, a dire lo voglio. Me ne sono un po' dimenticata, ho lasciato andare la cosa, però quella canzone ogni volta che la sentivo mi ricordava sto gioco e dicevo che figo, lo voglio. A tempo di musica, grazie al VR, quindi la visiera che vi fa entrare in un mondo virtuale della PlayStation, dovete spaccare questi cubi a tempo di musica che vi arrivano addosso. E c'era questo video di questa tipa con questa canzone famosa, famosa per me perché continuavo a sentirla, dove lei in modo super wow, cioè sembrava veramente un'eroina, spaccava queste cose. Io dicevo no, lo voglio fare anch'io, voglio diventare anch'io così brava. Quindi l'ho messo nell'archivio mentale, ho detto prima o poi me lo comprerò, è passato un anno,
io ho iniziato a dire basta, cioè voglio prendermi la Play, perché in più c'erano tante altre cose che volevo provare col VR, quindi con la visiera per la realtà virtuale. Un giorno chiamo il Pini, sapete che sono in buoni rapporti col Pini, anche se fa strano, raga, è tutto normale, parleremo anche di questo. Gli faccio al Pini, io vorrei prendere la PlayStation 4, perché noi ce l'avevamo, no? E lui mi fa, ah, sai che io sono sempre pro per queste cose, le ho sempre fatte anche io queste mattate, dai, se vuoi ti accompagno e te la prendi. Ho preso PlayStation 4, i Move e la PlayStation VR, raga, è la fine del mondo. Entrate proprio in un altro mondo e mi è sembrato di vivere la puntata di Black Mirror, quando quella lì di giochi pericolosi, quando li fa mettere, cioè li fa visualizzare quel giochino della talpa. È identico perché c'è un gioco dove ci sono sti robottini della Play 4 che interagiscono con te e tu sei tipo, oh mio Dio, ma sono qua davanti! Cioè, dovete troppo provarla, è bellissima. Comunque, il mascara che sto utilizzando è il Bad Gal Bang di Benefit, che l'ho aperto nuovo da poco, dalla bag che ci hanno dato dalla borsa dei prodotti regalati all'evento. E mi sta piacendo anche questo tantissimo perché l'avevo già utilizzato in passato, è già finito. So che si possono fare. Non so come registrare lo schermo della Play, però vorrei troppo farvi gameplay del VR. Se c'è qualche nerd tra di noi che può spiegarmi come poterlo fare, mi piacerebbe tanto, tanto, tanto riprendervi me che gioco con Beat Saber e tanti altri, perché poi ho preso, cioè mi hanno regalato al compleanno Cindy Hunter Resident Evil 7, sempre in VR. Poi ho Tekken 7 in. È 7 Resident Evil? È tutto 7? Boh, vabbè, comunque Resident Evil in VR. Tekken 7 in VR, che non è niente di che perché in realtà vedete uno schermo gigante, non è che siete dentro al gioco. Peccato, perché volevo come Striking qualcosa, il titolo della puntata, una delle ultime puntate di Black Mirror, quando ci sono i due uomini che giocano al simulatore di lotta. Ce n'è uno dei clown bellissimo. Che a vederlo ancora non l'ho provato, non ho né provato Resident Evil né provato questo qua dei clown che è Rush of Blood, mi pare, boh, che pare metta, sembra che metta abbastanza paura a chi ci gioca, io devo ancora provarlo. Anche perché vai su una giostra, quindi ti sembra proprio di stare sulla giostra, fichissimo. Comunque vado a mettere questo qua di Clio che è MLBB, fisso il tutto con l'All-Nighter di Urban Decay. Ok, Urban Decay, ok. E niente, la mia routine si svolge anche con il Mist Berry messo proprio sui capelli perché lo adoro tantissimo. Io ho due confezioni di Mist Berry ed entrambe le confezioni sono a questo livello, quindi praticamente ho fatto fuori quasi una boccetta per dirvi, per farvi sapere quanto lo amo e quante volte lo spruzzo e mi lascia i capelli super morbidi e profumati. Come avete visto, questa era la mia morning routine, si può definire fatta a studio, quindi versione studio, quindi skincare e make-up. Con l'aggiornamento della mia vita, che spero vi abbia fatto piacere sapere, ho un sacco di altre cose da raccontarvi, però avendo gli esami a breve e mi devo un attimo organizzare per vedere quando riuscire a registrare un nuovo video e avere il tempo di montarlo prima di essere operata, perché poi non riuscirò a parlare, sarò abbastanza dolorante. Conoscendomi poi sarò molto dolorante perché ho la soglia del dolore nella gola che è bassissima. Quindi spero vi abbia fatto piacere questo video, spero vi abbia fatto piacere questo ritorno di ciao, sono viva, aspettatemi, amatemi, continuate ad amarmi. Ci vediamo nelle Instagram Stories, ovviamente se nel caso qua dovessi mancare. Vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio, vi ringrazio ancora per tutti gli auguri che mi avete fatto di compleanno. E basta, ci vediamo al prossimo video. Auguratemi buona fortuna per l'intervento, c'è una caga pazzesca, anche se non sembra, sto morendo. Ciao!